utenti del sistema SIW. Io sono Jib e sono il commentatore. E io sono l'incredibile Bob. È questo che stiamo per vedere, il primo match di Superior Bout. Il primo match ci riporta indietro a Colossal, agli ultimi attimi di Colossal. Quattro protagonisti erano sul ring, due stanno per entrare sul quadrato. Il primo direttamente... Legione della libertà. Quest'oggi affronta Nico Inverardi. Eh sì, Blake ancora orfano del suo titolo Wild. Questo qui che tu dici, Bob, è esattamente il punto della situazione. Il titolo Wild non è in palio in questo match, però comunque è un match della Madonna, Bob. Blake Inve, mai visto in SIW, lo vediamo stasera, Superior Bout, una card da paura. Inve nell'intervista di qualche settimana fa di Furia è stato preciso. Eh sì, Bob, molto. Intenditor, poche parole. È ora il momento di presentare il suo avversario di questa sera. Eccolo qua, lo spaccaossa. Che, scusami Jib, in versione Super Saiyan stasera? Sì, Son Inve! Inverardi, attenzione qui, c'è animosità, del resto Blake ha attaccato Inve a Colossal. Ha attaccato Inve nell'ultimo episodio di System, c'è tensione, l'area frigge, Bob. Carico Inve, carico. Si parte subito, botte da subito. Parte dall'altra e qui, senza difesa, senza guardia, Inve alla meglio. C'era da aspettarselo da Inve. E se lo chiamano lo spacca ossa, un motivo c'è, perché picchia duro, più duro di tutti. Blake però non è tanto meno. Subito però! Inve con un armbar! Tentava di imprigionarlo subito in una manovra di sottomissione. Poteva essere davvero dura per Blake, ma forse lo è adesso, Bob. No, qui Blake però. Sì, attenzione, Blake colpisce Nico Inverardi. Però ribalta! E Blake va sul muro, l'impeto, la rabbia di Inve, un Inve diverso, meno calcolatore, più rabbioso, più indomabile. Sono cavoli di Blake in questo caso. Assolutamente, mai mi vorrei trovare sul ring con Inve Nardi così incazzato, Jim. Lui si fa chiamare Dio, ma qui un Inve volante. Oh, a vuoto. Missile dropkick, non vai, poi... Va Blake con un dropkick e uno e due, Bob. Solo due al momento. Primo schieramento del match messo a segno da Blake. Dopo un inizio devastante di Nico Inverardi, Van Blake riesce forse a guadagnare il controllo del match, ma Inve non è d'accordo. Va dritto sulla gamba dell'ankle lock, Bob. Eh sì, gamba dell'ankle lock e anche perno per la Blake out, eh. Assolutamente, Bob. Però qui Inve, fortunatamente per lui, ha questo doppio interesse: non prendere la breakout e mettere la sedia nel colloca. Small package, no. No, lo alza poi, no. Sguscia via Nico Inverardi. Chop devastante, lo fa finire a terra. Poi ancora Inve. Sempre sulla gamba. Chirurgico Inverardi. Blake riesce a rotolare via, finisce all'angolo, spedisce Inve sull'Epron Ring e poi ancora va a colpirlo, ma Inve ha quasi sempre la meglio con i pugni, eh sì. Notato, Bob. Guarda poi, però qui sono sull'Epron Ring, Spear sull'Epron Ring! Incredibile! E questa è una di quelle manovre che cambia un incontro.
letteralmente. Inverardi è finito prima sull'Epron Ring, la parte più dura del ring, e poi dritto per dritto a terra. Inve è veramente, non so, potrebbe già finire qua. E uno, soltanto uno però. No, 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 Inve riesce a resistere bene. Eh sì, è perché poi dobbiamo andare a vedere anche lì, Come Adriano. Blake ha sempre i suoi demoni vecchi e nuovi. In un parcheggio! Inve non interessa, lo spinge via. Dov'è la figura? Berardi che però, ha sentito qui la spear sull'Epron Ring. Beh, Bob, assolutamente. Manovra killer da parte di Ivan Blake, che adesso però va a chiudere Inve in una presa al collo, vero stretto. Qui le vie respiratorie di Inve potrebbero essere davvero messe a repentaglio, se non che è in piedi Berardi. E ancora... un M diverso, abbiamo detto che dalle prime battute molto, molto più a pugni, a colpi che a prese. Ci prova ora con un back suplex a vuoto, anche l'insicuri kick di Blake e poi Dragon Screw in piedi di Berardi. No, Blake qua di nuovo una gamba e poi l'altra. In Berardi guadagna nuovamente il controllo di questo match, e adesso lo vediamo in faccia Inve, rabbioso, lo andrà a far male Ivan Blake. Lui che però risponde con un pugno, poi tele kick devastante Bob. Eh sì, qui si può spengere il cervello. Uno e due, però Bob, un due molto ampio questo, l'offensiva di Blake ha davvero danneggiato Nico Inverardi. Adesso ancora, lo mette nel mirino, voleva una ginocchiata, non va a segno, la gamba duole. E qui anche Inve però non va a segno. Match molto veloce dove i due atleti schivano frequentemente la mossa l'uno dell'altro. Perché si sono studiati, Jib. Non è questo il caso, perché Inve comunque va a segno con questa chop. Cosa vuole fare? Come a Colossal con Blake, con Wave, perdonate, Blake però sì. Riesce a respingere il tentativo di superplex. Inve a centro ring, vuole ancora andare. Torna Inve. Bob, vai Inve. Straulala! Inve Berardi ha portato i cannoni e Blake ne riserve. E ancora con una gomitata all'angolo. A 2000, a 2000 in Berardi! E adesso sì, il missile! Troppa kick! Diretto in faccia, Jib! Quanto è andato alto, è uno, è due! Missile dropkick finisce sempre per portare in Berardi vicinissimo al 3! Questa volta sì, questa volta sì, ancora! Dopo le angherie, dove era attaccato Mr. Vettori insieme a Wade, la legione della libertà adesso è in ginocchio, o meglio è a terra con la caviglia che duole. Blake cede, Blake cede, potrebbe cedere il campione Wild. Mamma mia, è tantissimo, è dentro da tantissimo, è a centro ring Bob, non c'è scampo per Ivan. Adesso però con un gioco di leve si libera, poi va con un calcio e ancora, cosa vuole fare Bob? Falcon Arrow! E uno, e due, oh! Solo due! La Falcon Arrow di Blake! Clamoroso, clamoroso questo match! Guarda, guarda, però Blake soffre, soffre la gamba! Inve ha fatto un buonissimo lavoro. Parte fortissimo, superior bout. Questi due se ne stanno suonando di santa ragione, Bob. In posizione in Berardi, Jib. Breakout. Campione Wild potrebbe andare nuovamente, però zoppica. La prova, Blake, no!
Ecco Locke! Ecco Locke! Chiusa! È dietro! È dietro! Jimmy in terra porta ancora maggior pressione sulla caviglia così! E qui non può fare nessun tipo di gioco di leve, ma Blake, attenzione! Riesce con i calci violentissimi a liberarsi, a rompere la presa di Nico Inverardi. Beh, lì Bob era in posizione Inve clamorosa, vicino alla vittoria su Blake, come non mai. Era su un tappeto rosso Inve. Blake è riuscito a liberarsi, ma la caviglia duole sempre di più. Tornano in piedi, c'è Blake, qui c'è Inverardi, finisce. Ancora, come questo match è iniziato, adesso ancora questi due che si colpiscono con pugni, su pugni, su pugni, la rabbia, la tensione. Questo è l'inizio di subire il bout, Bob. E nessuno di due sembra avere la meglio, Jim. Forse Inve sulla gamba. Blake è giù. E ancora finisce l'euro. Cosa tentava? Un calcio! Ancora la incollocca, questa è la terza volta. Come fa Blake a resistere? Non lo so Jim come fa. Attenzione, vuole. Sta per cedere. Si tiene la mano. Vicinissimo. No, ancora! Ancora riportato centro ring. Bob. Attenzione qui, Blake, la resistenza disumana. Quasi da Dio, come dice lui. Poi ancora Inve non molla, Inve non lascia il dolore di Blake. C'è di Blake, attenzione, è un centimetro, questo è disumano, questo è pazzesco. Ancora centro ring, ancora, lascia la presa Inve, cosa vuole fare? Schieramento! È uno, è due, è tre! Inverardi con una magia! Blake non perdeva da quasi un anno! Amico Inverardi! Il fuori classe! Gliela fa pagare per Colossal! Gliela fa pagare per System, per Vettori! Inverardi! Distrugge l'inizio di Superior Bout! Ma che manovra Jib quella di Inverardi! Ma poi Bob, davanti alla resistenza titanica di Blake, Inve cambia piano, lo mette in un pin fotonico, vince il match! Che fuori classe! Non era stato annunciato. Ospite qui dopo i drammatici fatti dell'ultimo episodio di System. Abbiamo visto anche su Instagram, Bob, è la fine dei Most Wanted. Non te lo so dire. Probabilmente picchio qui per darci delle risposte a riguardo. Già è significativo il fatto che esca fuori da solo. Ricordiamo, sconfitta cocente a Colossal, il suo compagno Pan si prende il pin da quel momento. Niente, sono più lo stesso. Dico, il passato ci sono passato anche io, quindi guardo i tuoi occhi, capisco, posso pensare cosa ti sta passando per la testa, ti vedo da solo, non vedo il tuo compagno con te. Pan, hanno visto tutti cosa è successo settimana scorsa. Tu mi hai lasciato da solo. Ma io non mi arrendo. Perché puoi mentire a me, puoi mentire a tutta l'SIW, ma non puoi mentire a loro! E voi ditemi che ci siete dal giorno 1 di System. Chi
si è accollata la responsabilità di estirpare le erbacce. Non ho sentito bene. Non ho sentito bene. Sopravvivendo alla taglia ogni dannata volta! E chi per ben due volte, sì, due volte, ha battuto Life Society in questo dannato ring! E quindi, se hai le palle e a guardare negli occhi, non essere me, guarda negli occhi loro e dillo a loro che vuoi mollare! Strano questo, ti stavo dicendo prima, poi mi ha interrotto Picchio. Perché?
Pan non sappiamo quanta voglia abbia di difendere questa taglia, al momento. Bob, un altro dettaglio sottile, dite negli occhi di Jet, Costantino si lamenta. E uno, sappiamo perché però, gli ammazzeroi sono mercenari che vogliono e stanno sempre di più ottenendo i favori della legione. Legione che si oppone alle scorrettezze. Qui cambio e manovra combinata. Gli ammazzeroi su picchio. Jet e Costantino, totale dominio. Grande stato di forma per gli ammazzeroi. E adesso Jet va dritto sul picchio con la maschera. Sulla maschera. Guarda, guarda, Costantino dice no, Guarda. Ricordatelo. Infatti vedi Costantino ancora una volta frena i comportamenti eccessivi di Jet, Bob. Sì, Jet che non sembra ancora essere entrato nei meccanismi, no, della legione. No, poi ancora la gomitata di Costantino sul picchio. Tutto il pubblico, tutto il centro Invictus infiammato per il Lucia Pride che sta combattendo una battaglia fisica ma anche emotiva, Bob. Soprattutto emotiva, anche fisica ma soprattutto emotiva. I Mosuanti non devono disgregarsi così, non dopo il percorso che hanno fatto. Una sconfitta è una sconfitta, nel wrestling si vince, si perde. Però quello che hanno creato Pane e Picchio è qualcosa di grande. Guarda, Jet su Pane e poi su Picchio. Infatti dominio assoluto degli ammazzeroi è uno, due. Qui, Bob, la situazione è tesissima perché i Most Wanted potrebbero disgregarsi, non per loro volontà. Jet e Costantino vanno all'assalto della taglia. Potrebbero far splittare, potrebbero loro distruggere lo Swanted Bob. Sì, Picchio ora ci riprova, ma no. Viene messo nel campo nemico, all'angolo nemico. Ricordiamolo ancora, in caso di vittoria, gli ammazzeroi otterrebbero un match valido per i titoli in coppia. Ecco perché un'occasione del genere è così golosa, Bob. E c'è da dire che sono stati ingegnosi a incassare proprio nel momento di massima difficoltà dei Most Wanted, Bob. Assolutamente, assolutamente. Ancora ora cambio di Jet. A vuoto però qui. Costantino, e cambia Pan! Col cappello, Pan! Colpisce uno, colpisce l'altro. Guarda che stata! Pan inarrestabile! Questo dolore gli ha dato ancora più forza, ancora più energia! Bulldog! Eccolo qua! Il Pan che conosciamo, Jib! Sì! Picchio si prende il cambio, però... Ma Picchio! Crossbody! E uno, e due, e tre! Come un meteorite su Jet. È andata bene i Most Wanted, è andata bene. Sì. Però Pan se ne va, Pan se ne va. Pan forse è una botta di gelosia, forse non voleva. Forse Picchio a chiudere. Le Panzerone hanno dominato tutto il match. Picchio ha inventato una manovra dal niente. Dal niente. Che occasione persa per gli ammazzeroi. Ma la situazione dei Most Wanted, Bob, non è ancora chiara. Andiamo a introdurre l'arbitro, arbitro dell'anno 2021. Abbiamo visto sui social nei giorni scorsi, oggi sul ring
la suplex Star Darko, ma andiamo a vedere chi è che ha firmato il contratto per affrontarlo questa sera. L'avversario Darko. È il dottore! Doc Miller! Il professore del wrestling! Chiamala come vuoi, Jeep! Che contesa tecnica potrebbe essere questa? Eh sì, tutto bello! Però Doc è aiutare la legione a fare di Colossal! E chi l'ha vista? Chi se ne è accorto, eh? Lui è molto tecnico, molto... come dire... corretto! Ma era lì! Sì, era lì anche perché probabilmente è in linea con un certo tipo di pensiero, Bob. E ora quindi è il momento di presentare il detentore del contratto colossale. Apparizione dopo Colossal dopo aver vinto il contratto, la Suplex Star più in forma che mai, lui è Darko. Darko che si porta sempre con sé quel contratto. Ma ricordiamo, Bob, con quel contratto lì puoi incassare su qualsiasi titolo in SIW in qualsiasi momento. L'arbitro della contesa, se qualcuno l'avesse capito, è Giulia Lucchesi. Situazione grave questa, Bob, Giulia Lucchesi, strettissimi rapporti con la Legione della Libertà, che ha attaccato Daniele Vettori nell'ultimo episodio di Tuesday Night System, ma non è un argomento per questo match, piuttosto lo sarà per il main event, ricordiamolo, per l'italiano Nick Wave, ex compagno di Darko peraltro, affronterà il Leone di Roma Adriano per la prima volta a System. Ma guardiamoci questo incontro, Jib! Wrestling puro! Due atleti molto tecnici, Darko lo scaraventa via come non avesse peso. Doc prova a fare lo stesso, ma non è proprio efficace l'attacco di Doc Miller. Poi ancora Doc che però ribalta la presa, subito però Darko. Guarda, una partita di scacchi questa. Sì, vanno entrambi giù, ma Darko non riesce. O meglio, Doc non riesce a liberarsi di Darko della presa al braccio. Darko, Bob, lo conosciamo, un atleta letale. E uno, e due, potrei farcela finire qua, forse. Ancora in piedi, e qui si parte con i suplex. No. Ancora schienamento, uno, due. E due, Bob. E poi ancora, qui Doc, prova a prenderlo. Waistlock di Doc Miller. E Darko al momento riesce a liberarsi, forse ora sì, inserisce una mano e si libera. Sì, Darko ancora, un takedown molto interessante. Darko, un atleta poi, estremamente poliedrico, no? È uno e due, può attaccarti sulla tecnica, può attaccarti sulla forza, può attaccarti nella manovra aerea, è lui il pacchetto completo, altro che vertigo. E uno e due, soltanto due Doc Miller, Bob. Eh sì, questo è il wrestling che piace a me, Jib. Wrestling fatto di leve, di manovre. Hai ragione, Bob, sono d'accordo, un match molto affascinante. Personale opinione, non è che... cioè, sì, il mio wrestling preferito, ecco questo. Beh, non possiamo allora non citare il match di Darko contro Tempesta. Assolutamente. Sì! Match dove Darko è andato vicinissimo a vincere il titolo italiano, punto di rottura,
Match che da una parte ha anche consentito a Wave di vincere il italiano, no? Perché Darko aveva infortunato Tempest. Perché sto dicendo tutto questo? Beh, perché Darko potrebbe avere un'occasione per il titolo italiano in qualsiasi momento, con quel contratto. Eh sì, intanto qui, terzo suplex su Doc, schienamento. E uno, e due Bob. Che roba Darko. È salito in cattedra. Più in forma che mai la suplex star, davvero... È vero devastante, adesso cosa vuole fare? Tanto una manovra di springboard, Giulio Lucchesi è in mezzo, si sposta. Però vedi, Giulio Lucchesi fa perdere quei centesimi di secondo a Darko che consentono a Doc di guadagnarsi nulla, perché Darko è già sul pezzo. È già pronto, calcio a vuoto. Ma ancora però Doc lo prende, cosa vuole fare Bob? Una power slam? No! Sul ginocchio, con l'addome sul ginocchio, manovra ingegnosa del dottore. Schienamento! E uno, Bob. Soltanto uno, Darko molto resistente, molto vigile. Solo uno! Molto pronto, il pubblico. Beh, elogia la resistenza della suplex star. E qui una specie di abdominal stretch a terra. Bob, ti voglio invitare ad una riflessione. Siamo qui a parlare... un Darko come un atleta, quasi perfetto, fisicamente, mentalmente. Quanto sembrano lontani quei giorni in cui Darko, soffriva, non era lo stesso di adesso, no Bob? Assolutamente, giorni lontanissimi. Sembrano lontanissimi, non sono così tanto lontani, però intanto schienamento! E due, soltanto due, parlando ovviamente di Nightmare e di tutto... quella sezione della vita di Darko abbastanza oscura. E si rivala ancora! Pensa che in quel periodo lì a salvarlo fu Wave. Adesso qui ancora Doc Miller va sull'addominale di Darko. Un piano ben studiato quello di Doc. Prima andare con quella manovra con il ginocchio sull'addome, però non ha calcolato che lui è la suplex star! German suplex! Incalcolabile questo! Fuori da qualsiasi tipo di concezione! Secondo Bob, mantiene la presa. Che manovre questo di Darko, eh? Non a caso è la suplex star! E lo alza! Il peso! Schienamento a ponte! E uno, due, tre! Darko vince il match. Dobbiamo riconoscere a Doc che comunque la sua tattica era riuscita ad aprire una breccia, no? Nella Darko però una piccolissima breccia, sì. Darko l'ha dimostrato a Colossal davvero di un altro livello in questo momento, eh? Sta vivendo lo splendore della sua carriera. È una mina vagante. Quando incasserà il contratto? E soprattutto, contro chi? E voi siete carichi, stasera state facendo un lavorone, ragazzi, grande. Sì, dai. A proposito, il tuo è il prossimo, mi raccomando. Giù, sì. Vai, deciso. Andiamo a rappresentare il match femminile della serata. Arbitra The Great, Jim. Ah sì? Facciamo un passo indietro a Colossal per ritrovarci qui. Durante queste settimane ci sono stati incroci tra queste due protagoniste, ma oggi è il giorno della verità. Quindi andiamo a presentare la prima delle due protagoniste di Superior Bout. Momento del match femminile. Le due
due sconfitte di Colossal, Electra e Myla Grace. Una Electra che, scusami Gib, ma se l'è presa con Myla non sa per quale motivo preciso. Ricordiamo Colossal match al 3 vinto da Swan. Electra in colpa proprio Myla per la sconfitta. Electra con un nuovo attire, eh? Viola vestita. Più nervosa del solito. L'hai mai vista tranquilla, Gib? No, Bob, però adesso è proprio incazzata, ecco. Così dire. E chi è questa ragazza, Gib? Il centro Juventus si chiama Ermaila. Match di fondamentale importanza questo, eh? Swan ha ottenuto una grande vittoria. No, no! Electro! Electro! Beh, qui Electro parte in vantaggio, Gib. Tirata giù dal ring in questa maniera. Qui Myla è incazzata nera e allora la va a attaccare a centro ring con dei pugni. Electra inerme, poi però tenta la reazione, la trova, ma Myla con una spaccata ribalta tutto, un calcio ancora, finisce giù Electra, si corre poi Bob. Dropkick! Parte forte Myla dopo l'attacco a tradimento di Electra. Un uppercut ancora di Myla Grace. Electra in difficoltà. Sì, qui. Electra, il mondo di Electra sta traballando, Bob. Sì, sbatte la faccia di Myla sul cuscinetto di protezione del paletto. La sconfitta con Swan. Adesso una nuova rivale, Myla Grace, che mette in pericolo il suo status di donna perfetta che si è costruita vittoria dopo vittoria, perfection challenge dopo perfection challenge, Bob. Sì, qui però non sembra starci Myla Grace, non è venuta qui per far vincere, per far sfogare Electra. Electra va a colpire con delle gomitate al collo. Qui violentissimo, Calistri conta perché sono manovre irregolari, però l'offensiva di Electra non ha segno, Bob. Eh sì, e ancora in faccia Gib, un'occhiata pazzesca qui, e uno e due, contato due. Mamma mia Bob, notevole che Myla riesca a resistere dopo quella scarica di gomitate, quella ginocchiata in maniera brutale da parte di Electra, eh? Assolutamente, assolutamente, una Myla Grace preparata a questo, che arriva anche alle corde. No! Ancora Electra qui. Gib, sembra, i colpi di Electra sembrano rivolti principalmente al volto di Myla. Electra più cattiva, Electra più assetata di sangue, ma questa è la prima sconfitta subita da Swan in un singles match, anche se si trattava di un match a tre, però era un match dove ognuna combatteva da sola, senza, non un tag, in poche parole. Qui Myla la porta giù, guarda con che maestria, con una reazione, poi la prende al braccio.
meraviglioso! Ce l'avevo! È due! Soltanto due! Era tre! Che reazione però ancora una volta di Maila, eh! Abbiamo capito che è una grande incassatrice che subisce colpi brutali di Elektra e poi però riesce sempre a sortire fuori una controoffensiva notevole. Elektra vuole però ribaltare ulteriormente la situazione, lo fa qui buttando Maila giù e poi qui, vabbè, questi sono capelli, eh sì, qui è un po' irregolare la manovra. Poi va, hai ragione te Bob, va sul volto, guarda qua, la stritola. Sembra volerla sfigurare. Swan le è passata avanti, non può permettere che mai la faccia lo stesso. La verità è questa. Qui però Maila Grace prova a rispondere all'attacco di Elektra. Una reach sweep all'angolo. Ci riprova Elektra? No, non ce la fa questa volta. Astuta Maila, riesce a ribaltare il conto. Poi un braccio teso. Due, Elektra è giù. Maila velocissima, esplosiva. Elektra qui, in netta difficoltà. Finisce all'angolo, Maila è di nuovo in piedi, Bob. E punta Elektra. Vuole respingere, ma Elektra finisce lì appesa. Maila con questa variante della 619 o della 619. Eh sì, è pescata proprio giusta. Jeep, grazie Bob. È uno, è due, quasi tre. No, Elektra ribalta tutto, una forbice alla gola, e poi la carica per la sua TKO patentata. No, Maila esce fuori dalla manovra, schieramento, uno, due, due chip, e qui è andata due. Vicinissima, il pubblico contesta. No, era due Jib. Era due, però beh, quanto è andata vicina qui Maila alla vittoria. A vuoto Elektra. A vuoto anche Maila. Elektra va a colpirla sulla nuca, sempre più violenta, the face of perfection. La carica poi, posizione di Fireman Carry Bob. TKO! Brutto colpo. E uno, e due, e tre. Elektra vince il match. Un'Elektra che stasera è andata dritta al sodo, Jeep. Questa è una vittoria chiara. Brutale, spietata. Ha colpito Maila Grace in ogni modo possibile. Ancora! Jeep! Jeep! Maria della Rosa! Faccia a faccia con Elektra! Maria della Rosa System! Nel sistema! E invece no! Attacca Maila Grace! Due star femminili internazionali! Quasi a provocare Elektra! C'è Swan! Swan! No! Caos! Qui! Swan su Elektra! E Swan su Maria! Attenzione! Guido! Guido! Maria però riesce a sgusciare via! Tensione tra Swan e Maria della Rosa! Tensione tra Swan e Maria della Rosa. Swan riesce a togliere Maila Grace
dagli in bici. Un debutto inaspettato nel sistema Maria della Rosa, che però attacca mai la Grace, e nonostante la vittoria anche stasera è una serata amara per Elektra a causa dell'intervento di Swan. Sul sito Protis, con il codice sconto SW10, avete la possibilità di ottenere il 10% di sconto su tutti i prodotti. Ah, e non dimenticate che ogni settimana ci sono omaggi diversi. Tipo questi, caramelline ad alto contenuto vitamina. L'arbitro designato per questo match valevole per il titolo dei campioni italiani di coppia è Francesco Fava. Andiamo quindi a presentare la prima delle coppie protagoniste di questo grande match. E quindi Chip, ci siamo! I Love and Thunder non hanno mai perso quei titoli di coppia! Che match, Bob! Storico! Un match dal giorno del giudizio! Gli ex campioni mai sconfitti contro i campioni di coppia! Cammino per i Love and Thunder, sembravano finiti e ora sono di nuovo qui, di nuovo insieme, di nuovo pronti per sfidare la High Society. Ma adesso Bob, abbiamo tutto, e quando dico tutto, apri tutto, apri tutto, apri tutto, tutto! L'obiettivo è quello, Jim, l'obiettivo è riprendersi quei titoli che non hanno mai perso. Ricordiamo com'è andata la vicenda. Intanto qui. Va bene, via questa giacchetta, no? Sì, 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 sì. Thunder Kid ritrovato senza sensi nel parcheggio e un buon Giovanni che ha dovuto rendere i titoli vacanti. Andiamo, Bob. Adesso è acqua passata, adesso i campioni in carica. Vittoria convincente contro i Billington Bulldogs. Vittoria convincente contro Leon e Caesar. Vittoria convincente contro i Most Wanted. E quella, Jim, mi sento di sottolineare che è stata la vittoria più convincente di tutte. Liam che ha fatto la gavetta a pulire le scarpe a Flash. Dani, e adesso è campione di coppia, pulisce ancora le scarpe, ma è campione di coppia, Bob. Pulisce le scarpe e anche i titoli, sì, sì, e anche il suo titolo. Quest'oggi però mi sento di dire,
davanti alla più grande sfida di tutto il loro regno, eh! Love and Thunder hanno dimostrato, anche contro i Primal Instinct, uno stato di forma incomiabile. Jib, basta andare a inizio anno, basta andare al giorno del giudizio. I Love and Thunder hanno battuto per i titoli di coppia i BBB. Sono gli unici, l'unico tag team in SIW ad aver battuto i BBB. Qualcosa vorrà pur dire, Bob? Assolutamente. Io, onestamente, non sto nella pelle per vedere questo match. A te piacciono i match tecnici, Bob? Posso dire? Io sono un amante dei match tag in maniera abbastanza viscerale, e quindi quando i titoli dell'SIW sono difesi in un match così importante, mi dà voglia di commentarlo. Beh, Jib, ancora una volta la SIW ci ha soddisfatti entrambi. Titoli di coppia in palio. E ora è interessante, Flash e Liam confabulano. Thunder Kid, guarda, sembra carichissimo, probabilmente inizierà lui. Thunder ha detto: non permetterò a nessuno di mancarmi di rispetto. Fatto importante, Jib. I due lottatori che sono in questo momento sul quadrato, non meno di un anno fa, hanno combattuto con il palio il titolo italiano. Beh, anche Monge. Eh sì. Sì, sono stati i vari incroci. Bonjo Liam, Bonjo Flash, Thunder Flash, mai Liam contro Thunder, non mai contro uno. Adesso qui, Thunder Kid costringe Flash ad una ritirata immediata. Dall'altra parte arriva Bon Giovanni. Liam sembra non voler entrare. Beh, sappiamo Bon Giovanni dotato di armi al plutonio, dei calci che lasciano marchi sulla pelle dei suoi avversari per giorni. Siamo a 4. 6. Nessuno vuole combattere con voi. Entra Thunder allora. E Liam rientra. Beh, allora Thunder, Liam, la Society totalmente si rifiuta di lottare con Bon. Beh, però poi dovranno. E quando sarà? Sarà un problema. Quel poi. Eccolo qua. Quel poi. Guarda, si rifiutano. Che poi comunque sento anche di dire che sì, il valore di Bon lo conosciamo molto bene, ma anche Thunder ha portato a casa una prestazione con i Primal scoppiettante. Esatto. Io fossi loro, non lo so quanto sia conveniente lottare con Thunder e non con Bon. Certo, il valore di Bon Giovanni è indubbio, indiscutibile. E allora rientra Thunder. E guarda, rientra anche Liam. Allora, attenzione. Questo sottovalutare Thunder Kid potrebbe essere davvero pericoloso. Liam vuole reagire, però spedisce alle corde, si corre. Come una Ferrari Thunder Kid. Dritto su Liam Bassett, ancora vuole andare, ma Liam Samoan Drop a vuoto. È pronto Thunder, eh sì, prontissimo Thunder Kid, guarda Messer, e uno e due, soltanto due. Guarda Thunder Kid! Qui Flash abbassa le corde così che Thunder Kid possa finire fuori dal ring.
Flash lo sbatte poi sul muro. Buffone, 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 buffone. Buon Giovanni non ci sta, Buon Giovanni è un leone in gabbia. Vuoi ancora il cambio? Vediamo su Flash. Fanno gang contro di lui. High Society. Thunder Kid dopo un buon inizio, adesso però deve subire un'offensiva doppia. Questa era la tattica dell'High Society, Bob. Far combattere, qui doppio calcio agli adduttori, far combattere sempre Thunder per poi sfiaccarlo. È uno e meno due. Meno due, Bob. Meno due. Beh, una cosa che non capisco, Gib, è perché far vedere di aver timore di Buon Giovanni. Ma io non penso che l'abbiamo fatto vedere, io penso che il timore ci sia. Però allo stesso tempo, beh, due contro uno è meglio di due contro due per loro, eh. Sono d'accordo. Grazie, non sono Bob. Non sono d'accordo sui mezzi utilizzati, però. Ma questo certo, ma questo certo. E qui però Flash con questi pugni spinosi va a fossare. Poi capelli. Qui poi un pugno in testa. Flash usa sempre i suoi metodi poco puliti. Thunder qui vuole reagire. Vuole reagire su Flash, ma Flash continua a tenerlo giù. Flash anche distratto, alla merda! Success punch! Good boy! Liam chiede il cambio. Flash ha amministrato la situazione per diversi minuti con un Thunder che è sempre più in difficoltà. Ricordiamo, Buon Giovanni fino a questo momento totalmente assente dal match, non ha fatto niente. E ormai il match va avanti da diversi minuti. Schieramento. Thunder Kid è completamente in balia dell'High Society. Davvero anomalo questo tag team match, Bob? Sembra più un 2 contro 1. Anche se Jeep, l'High Society non ha fatto il conto che Buon Giovanni è fresco, Se per caso Thunder Kid riesce a dare il cambio, Buon Giovanni è fresco. Però Bob, c'è anche l'eventualità che non riesca, e questa è la cosa terribile. Perché se continuano così, la mia domanda è: quanto ancora può resistere Thunder? Ogni secondo che passa è terribile! È terribile qui Thunder, d'orgoglio, di forza! Calcio devastante! Thunder Kid! Cambio! No! L'arbitro non ha visto! L'arbitro non ha visto il cambio! Perché Alex Flash lo stava distraendo! No! 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 Ancora Boncio fuori! Ed è la fine per i Love and Thunder! È la fine per i Love and Thunder! Boncio ancora non riesce ad entrare dentro il match! Ma che frustrazione! Che roba, che lavoro! Ancora, guarda, ci riprovano! Thunder Kid! Qui spicchia via! Sì! Cambio! Cambio, questa volta sì! Bonjo! 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 Giù Flash! Ancora! E si parte con i calci! Alex! A voto, voto! Ma le ha entrambe lì! Combatte Flash con un calcione clamoroso! Buon Giovanni è entrato! Buon Giovanni è fresco! E poi... Gorilla! Usa Liam! Ulala! Buon Giovanni! Che forma, è semplicemente irresistibile! E adesso la
pettineggiante sulla faccia di Flash. Ma Liam! E uno! E due! E due! Sugar cake, non sexy! E poi ancora Electric Chair! Questa è la fine! È la fine! Come hanno chiuso con i Primal! No! No! Squalifica! No! Jim, era finito! Calcio negli adduttori in piena vista! Squalifica! E per squalifica i titoli non cambiano di mano! Flash praticamente che ha fatto? Cosa ha fatto? Flash ha tirato i remi in barca! Sì, è fuggito! Nettamente! È fuggito! Ha tirato i remi in barca nettamente! Ha visto che non ce l'avrebbe fatta! Beh! Ha visto che Liam era in una posizione terribile! Sì, invece... Facci caso, Bob, facci caso. Invece di intervenire e attaccare Bond, come avrebbe potuto fare, perché Bond gli dava le spalle, ha proprio voluto far finire il match in squalifica. Perché questi Love and Thunder sono stati devastanti. Thunder Kid ha tenuto duro e Bon Giovanni ha sbaragliato ogni difesa. Se conosco Bon Giovanni non finisce stasera. Non finisce stasera, Bob! Inizia subito con un clinch! La tecnica di tempesta! La prende al volo! Attenzione, Bob! Ancora evita una manovra di tempesta! Attenzione, attenzione! Jim, guarda, la sta caricando! Six, one, nine! Schieramento! Uno, due, e tre, Jim! Living in the next one! Ma non è possibile, Bob! Sì, Jim! Ma vinci sempre te, ma com'è sta storia? Senti, facciamo una cosa, facciamone un'altra, magari vinci te. L'ultima però, eh? E anzi, sai cosa? Questa volta... sei spacciato! Ora è il momento di presentare l'unico e il solo! Se voi siete una ciurma, lui è il capitano! Signore e signori! Ecco il capitano! Eccolo qui! Anche lui con la maglietta Superior! Anche lui! Un atleta superiore! Cantiamolo, perché no? Sera, voi mi starete chiedendo. Menare noi! Credo che lo stiano già facendo gli altri, non voglio fare più danni di quanti ne abbia già fatti. Ma sono qui per dire una cosa molto importante. Dovete sapere che quando ero bambino io volevo fare il doppiatore, da grande. Però c'era un problema. Avevo la S, avevo la Z, avevo la C, avevo la G, non parlavo bene. Però c'è sempre stato chi ha creduto in me, sempre. E dall'altra parte c'era chi mi prendeva in giro, chi diceva che non ce l'avrei mai fatta. Eppure. Poi quando ero ragazzo invece volevo fare l'attore da grande. Volevo essere come i film d'azione che guardavo, no? Guardavo Stallone, Schwarzenegger, guardavo questi, però c'era un problema. C'avevo l'apparecchio, avevo i brufoli, ero brutto, ero secco, storto, sembravo vertigo, sembrava.
No, ormai lì c'è un caso. Poi a un certo punto ho deciso che volevo fare il wrestler. Che volevo salire su questo ring della SIW. E anche lì c'è stato chi mi ha supportato, ma anche chi mi prendeva in giro. E allora cosa ho capito da tutto questo? Dato che comunque evidentemente ho battuto Rafa, ho battuto quell'altro coso, cioè ho dimostrato di fare quello che voglio fare, di arrivare dove voglio arrivare ogni volta che io lo decido. Bisogna usare il supporto e le prese in giro come scale per arrivare sempre più in alto, da una parte e dall'altra. Quindi stasera sono qui per annunciare che a gennaio, al giorno del giudizio, ci sarà una Rumble con in palio un match per il titolo italiano e io sarò dentro! Che annuncio! Che roba! Prendi la scala, capitano! SIW! Questo è uno spettacolo superiore, questo è! Superior Out! Era Babba! Biglietti di giorno del giudizio presto disponibili! E sappiamo già un match! Una Rumble! Con in palio un match e il titolo italiano e c'è Maurizio Merluzzo dentro. Ma ora è il momento che tutti stavamo aspettando. Il match che sta per celebrarsi su questo ring è il match valevole per il titolo di campione italiano di wrestling. Andiamo subito a presentare l'arbitro della contesa. No, Jib, no! Jib, no, io mi alzo e me ne vado. Io ora mi alzo e me ne vado. È Bob. Spiegato. L'arbitro dell'anno numero 21, Giulia Lucchesi. Però c'è poco da scherzare, stazione orrenda. Reclamato a gran voce il supremo. Andiamo a presentare quindi lo sfidante al titolo di campione italiano. In un clima difficile, contro tutto e contro tutti, Leone di Roma. Gladiatori dentro quest'uomo. Prima volta che sfida per il titolo italiano. Dopo un'estate di allenamenti duri in Inghilterra. Una serie di grandi match, è tornato nel sistema per alzare la posta, per alzare lo standard. E allora stasera Bob, Adriano Wayne. Che opportunità per Adriano. Thank you.
ragazzo che ha iniziato il percorso della SIW. Da eroe ha conquistato il titolo Wild nel primo main show dell'Era System. Lo ha tenuto, ha stupito, ha ingigantito il suo nome. Ma la sconfitta con Blake, la rinascita, la ricostruzione, adesso è qui. E ora è il momento di introdurre l'attuale campione detentore del titolo di campione italiano di wrestling. Ma davvero? Sembra d'accordo. Wave combatte per un ideale di giustizia, un ideale che però vede solo lui. Signor Wave, cosa devo fare con lei? Vi rendete conto di quello che avete combinato nell'ultimo episodio di System? Per adesso mi limiterò a questo. Giulia Lucchesi, sei sollevata dall'arbitraggio di questo match. Negli spogliatoi, adesso. E allora Paolo! Paolo c'è la mare! Non si fa prendere per il culo Paolo, Giulia Lucchesi, sollevata dall'arbitraggio di questo match. Il direttore Paolo Cellamare ha parlato e Giulia Lucchesi deve lasciare il ring! Guarda chi arriva! La situazione si fa tosta per Wave! Sì! E allora? The Great Kalistri! È lui! O non è lui? Certo che è lui, Bob! E siamo pronti per il match per il titolo italiano! Che personalità, Kalistri! Guarda! Titolo in palio! Hai visto come ha detto a Wave di spostarsi? Finalmente Jib! E ora vediamo! E allora? Eccoci qua! Main event! Il Superior Bout, atmosfera infiammata! Subito, tie up.
altro ring due atleti forse più pesanti del roster SW, scuso Cobra, che Wave ha battuto nell'ultimo episodio di Justin Light System. Adriano spezza il sky up, poi è il leone che va a colpire Wave, dritto e per dritto, duro, il leone di Roma contro Wave, e poi ancora Bob. Hai ricevuto il ribaltato di Wave. E ancora Adriano con una ginocchiata in faccia. Ancora corre, poi un uppercut, ma Wave riesce a evitarlo. Adesso no, però. Deep! Con un colpo Adriano ha buttato giù Wave. Con un uppercut clamoroso. Adesso Adriano sull'Epron. Cosa vuole fare? Ancora una ginocchiata. Wave senza Giulia ha anche perso la sua comfort zone in maniera totale. Tu pensa a farlo un secondo all'inizio del match, E subisce comunque un'offensiva spaziale da parte di Adriano, da una parte e dall'altra, e si stanno picchiando duro. Poi ancora spinto sul level, e poi un pugno dritto di Adriano su Wave. Siamo a 7. Adriano diretto verso il titolo italiano, vuole arrivare in cima al sistema SIW. Wade lo sta subendo come non mai, ancora colpi duri. Jimmy Berardi aveva messo in difficoltà Wave, ma qui Adriano, Wave che sorbalza dei colpi. Però ecco, qui mi ha zittito subito di Wave. Sarà difficile mantenere questo ritmo per Adriano, per quanto ancora Adriano non sta risparmiando un colpo, e Wave risponde con altrettanta intensità. Main event di Superior Mount, combattuto al massimo dal primo secondo. Che roba, Bob! Che roba, Jib! Ancora. Schiaffo! Schiaffo di Wave su Adriano. Vai Adriano, forza! Vuole caricare, faccia fa, spazza su, poi un calcio. Qui, quasi a volerlo motivare. Ancora lo carica, spazzato due, poi un calcio. Ma Adriano torna su, e non interessa. Adriano non interessa. Mai fare incazzare un leone, mai. Qui, Wave però va ancora. Ancora ad arpionare il leone di Roma. Poi quelle tenta di lì di vincolarsi, hanno con delle comitate, ce la fa. Poi ancora Wade, forza, qui ancora Adriano vuole rispondere. Un match combattuto veramente fin da subito al 100%. Questo è quanto è importante il titolo italiano dell'SIW. Ancora una dance wave, colpo, si è svegliato il leone, si è svegliato, poi ancora Wave in difficoltà, il ring trema, il leone di Roma lo mette nel mirino, respinge Wave, seconda corda, Adriano, ulala, sgravetto, e uno solo uno dopo tutta questa offensiva del leone di Roma, soltanto uno dopo tutto questo, pazzesco. Allora adesso Adriano continua, mette Wave in prospettiva, lo va a prendere, lo prende per il collo. Siamo fuori dal ring, l'arbitro Calistri conta, Wave risponde ancora, Adriano però lo fa con più forza, con più veemenza. Attenzione! Spalla contro il paletto! Finisce sul paletto, Adriano va con una spallata, finiscono a terra, sul cemento entrambi. Adriano c'è, Jib, Adriano c'è! Poi, ancora...
ancora Adriano interrompe il conteggio e lo fa ripartire da uno, è intelligente qui. Siamo di nuovo lì. Wave sputa su Adriano, mancanza di rispetto clamorosa. Adriano vuole reagire e infatti lo fa. Wave lo respinge. Adriano però cosa vuole fare? Bob, un suplex. No, no, attenzione, Wave sblocca, infatti, reagisce poi sulle costa, ancora continua a picchiarlo. Wave tenta in tutti i modi di uscire dalla morsa di Adriano, anche a costa di portarsi a terra, di peso. Siamo a 7 intanto, eh? Siamo a 7, attenzione, ancora siamo a 7 di 8. 8! Qui è rispedito dentro, rispedito dentro. Wave vuole interrompere il conteggio. Finiscono sul ring ancora Wave, poi lo sbatte nuovamente fuori. Eh sì, sbatte nuovamente fuori, lo va a colpire. Cosa vuole fare Wave? No, no, suplex. No, 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 no. Attenzione qui da una parte. No, Ullaya! Dolorosissimo suplex sul cemento. Che dolore! Suplex sul cemento. Suplex sul cemento. Che roba! Che roba! Questa manovra è una di quelle che finisce la carriera. E qui Wave vuole il count out, eh? Vuole vincere per count out. Vuole vincere per count out. Adriano, vabbè, Adriano ha la schiena distrutta, come può non essere? Adriano ha la spalla devastata. Arbitro conta, Bob! Siamo a 4! 4, 4, qui, e noi vedremo come fa, come fa? Finisce qui! Finisce qui la rincorsa di Adriano per il titolo italiano! La brava di Wave! Sarebbe davvero troppo devastante, ma Adriano tenta di salire! È dentro, è dentro! No! Ancora! L'arbitro riparte da uno. Wave vuole il count out a tutti i costi. Vuole tenere Adriano fuori, eh? Guarda! Adriano, ancora una volta, siamo di nuovo arrivati a 4. Adriano che ha subito un altro colpo, davvero notevole. Tenta di rientrare nuovamente qui. Oh. Ancora Wave! Adriano finisce dentro però. Adriano finisce dentro, il match non finisce per count out. Ma il vantaggio guadagnato da Wave sicuramente è uno, è due. Beh, Bob, il vantaggio guadagnato da Wave è... Guarda, sulla spalla, eh! Clamoroso. Proprio la spalla che è finita giù su quel suplex, sul cemento. Sembra soffrire molto Adriano. Nonostante l'assenza di Giulia Lucchesi, Wave riesce con un istinto omicida a guadagnarsi un vantaggio considerevole su quello che ad oggi è il contendente più pericoloso per il titolo italiano. Contendente, beh, uno status clamoroso. Che qui però finisce. E guarda Jim, che torsione innaturale! A soffrire sotto i colpi dello stato maggiore, che ancora, come dici te Bob, va a agire sulla spalla malmessa di Adriano. Adriano però prova a rialzarsi, ad arrivare in una posizione un po' più sicura. Poi la spalla nuovamente. Questa è una manovra rischiosissima qui, veramente. Guarda ancora Wave, no! Sì, l'impatto, poi ancora. Va Wave, da una valanga, poi ancora sulla testa. Diventa un massacro questo match. Wave all'inizio ha subito più che mai ha subito Wave nelle parti iniziali di questo match. Adesso però Adriano, beh,
è vicino, io penso sia vicino all'infortunio con la spalla. Eh sì. Qui rischia Adriano. L'arbitro potrebbe addirittura decidere. No! 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 E uno, e due, cascato solo di testa. Due, cascato malissimo Adriano di testa, ha tirato giù di testa. Ma qualcuno fermi, Wade! Ha dimostrato di essere un uomo! Sei forte, lo vedo! Arrenditi! Cazzo, amici! Wade che dà la possibilità ad Adriano di arrendersi. Gib, per come lo conosciamo noi, Adriano non si arrende. Sì, però Bob... Ne potrebbe andare della sua salute. Cioè, Adriano ha fatto di carne e ossa anche lui. Ha subito di tutto qua. Come può continuare così? E qua è dalla spalla, malmessa. Ancora colpita. Lion Slam! Clamoroso! Cosa ha tirato fuori dal cilindro Adriano? Ma poi con la spalla, in quella maniera lì. E qui! Fossa dei leoni! Ma come può? Con una mano sola! Sta riuscendo a fare pressione, Jib! Attenzione! Uno! Due! Tre! Costretto a lasciarlo! Alzati! E stai zitto! E qui Adriano, stoico, eroico! Come Ercole! Alla tredicesima fatica, quella più grande, quella più forte! Guarda! E qui vedi che non è Giulia Lucchesi? Adriano però lo sposta! Che si guadagna il vantaggio! Spezza schiena! Il primo! Il secondo! In compilation! Ancora una volta! Ancora lancia le corde con un braccio solo! E poi ancora! C'è Adriano! C'è il Leone di Roma! Braccio teso! Un uomo! Si alza e combatte! Un uomo si alza e combatte! E qui Adriano vicinissimo al titolo italiano! È riuscito a ribaltare una situazione impossibile che lo vedeva con la spalla distrutta! Sì, però ancora non è messo bene. Wave sembra pregare Adriano di smettere. No! Di nuovo sulla spalla. Ancora sulla spalla. Wave, incredibilmente, approfittandosi dei danni di Adriano, è riuscito a trovare un colpo. No. Davvero pazzesco. No, Jib. Davvero pazzesco. No, le gomitate, Jib. Le gomitate. Jib. Il Berclub. Il Berclub è dentro. Chaos. Li ammazzerai. Chaos devastante.
Per Club! C'è Blake! Rissa totale! Rissa totale! Rissa totale! Che roba! Che roba! Attenzione! Pop up! Spymaster! Quanto tempo è che non lo dicevo! Non li vediamo da una vita! Stunner! Occhio a Stunner! Il Big Club a punire! Il Big Club a punire! E ora c'è Wave! Giù Lucchesi! Ma questo è pazzesco!